Comunico a tutti per farvi stare tranquilli che sono venuto con il treno e non con la macchina. E allora, a seguito della nomina in Consiglio nazionale in data 12 novembre 2015 alle ore 13.30 si è riunita la commissione elettorale composta da Radaelli Raffaella, Fomiatti Danila, Attanasio Giuseppe, Matarazzo Claudio e Mirabile Salvatore. Viene nominato presidente della commissione Mirabile Salvatore, viene nominato segretaria Radaelli Raffaella. Si procede alla firma di numero 182 schede di colore bianco relative alla modifica e all'accorpamento volontario degli organi provinciali, 182 schede di colore rosa relative alle modifiche allo statuto inerenti le incompatibilità dei presidenti regionali, il comitato esecutivo e i revisori dei conti, 182 schede di colore blu relative alle modifiche statutarie del Consiglio nazionale. Alle ore 14.10 sono state vidimate tutte le schede. Alle 14.15 del giorno 12 novembre si dà inizio alla votazione. Alle 17 si chiudono le votazioni e la commissione dà inizio allo spoglio. Totali aventi diritto 182, assenti 30, totale votanti 152. Risultati: votazione relativa alla scheda di colore bianco aventi ad oggetto l'accorpamento volontario degli organi provinciali, votanti quindi 152, una scheda astenuto corrispondente a 34 voti, 7 schede contrarie corrispondente a 130 voti, 3 schede bianche corrispondente a 55 voti, 141 schede favorevoli corrispondenti a 5.406 voti. Votazione relativa alla scheda di colore rosa avente ad oggetto le incompatibilità, votanti sempre 152, 2 schede di astenuti corrispondenti a 57 voti, 8 schede contrarie corrispondenti a 142 voti, 2 schede bianche corrispondenti a 2 voti e 140 favorevoli corrispondenti a 5.424 voti. Votazione relativa alla scheda di colore blu avente ad oggetto l'abolizione dei consiglieri nazionali a partire dal 2017, votanti sempre 152, 5 schede di astenuti corrispondenti a 189 voti, 9 schede contrarie corrispondenti a 133 voti, 3 schede bianche corrispondenti a 55 voti, 135 favorevoli corrispondenti a 5.248 voti. Quindi la Commissione, ringrazio tutti i componenti della Commissione per il lavoro che hanno svolto e consegniamo appunto il verbale con i risultati delle votazioni al Segretario Nazionale. Grazie. Bene.